Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video di Nier Replicant siamo in un nuovo episodio di questa serie. Siamo diretti, come ci dice l'obiettivo in basso a sinistra, al nido. Più precisamente dobbiamo parlare con il capovillaggio, perché come abbiamo appreso nello scorso episodio è probabile che lì troveremo uno dei versi sigillati, che sono il nostro nuovo obiettivo per avere qualche possibilità di curare la necrografia, che abbiamo scoperto essere il nome della malattia di Yona, anche se non si sa ancora se è possibile curarla, perché tutto quello che stiamo cercando di fare è basato su una vecchia leggenda. Così. Sì, comunque devo dire che il personaggio di Grimoire Weiss, e lo dico con nome completo perché sennò lui si arrabbia, è veramente un personaggio fantastico, mamma mia. È veramente tanta roba, come tutti i personaggi, direi, di questo gioco, fatti veramente molto bene. E presto ne incontreremo di nuovi. Il nido comunque è da questa parte. Io ho ignorato qualsiasi ombra avesse provato ad attaccarmi. Ecco, questa magari la ammazziamo. Colpo di grazia. Vecchio libro scolastico. Non è che parla come Vice. Ecco, una cosa che io non ho mai capito sono le date che ci sono scritte in queste pagine di diario tra un caricamento e l'altro. Non lo so. Cioè, sembrano fatte a caso, anche se sicuramente non lo sono. Intanto qui c'è qualcosa. Vabbè, per il momento non ci facciamo caso. Quello che sembrerebbe essere un rifugio, chiamiamolo così. Qua c'è il punto di salvataggio e questo è il nido. Davvero niente male, un villaggio fatto in questo modo, tra le montagne, anche se comunque in giro non si vede nessuno, saranno tutti chiusi in casa. Tra l'altro vi faccio notare anche la colonna sonora, sempre spettacolare in qualunque punto di questo gioco. Vabbè, allora il capovillaggio, secondo la X, sarebbe quello lì, in alto a destra. Eccola lì. Ah, ecco. Allora era vero che qua era pieno di ombre. Ok, quindi ci facciamo strada tra le ombre da questa parte. Allora, salendo di qua, mi sa che non si va da nessuna parte utile, quindi queste casse non si possono rompere, queste sì. Raccogliere oggetti, va bene, facciamo attenzione qua. Ma? Ok, quindi gli abitanti ci sono. Il problema è che Kainé non è ammesso in questo villaggio. Il problema è che non sembrano vivere una vita tranquilla, o almeno non sembrano di ottimo umore. Ecco. Poi tra l'altro con le ombre qua fuori ci credo anche che stiano chiusi in casa. Erba medicinale, ma sì, facciamo così. Ah,
Ok, vabbè, alla fine le casse posso anche evitare di spaccarle, visto che di sto passo, cioè, come vedete, ci sono solo erbe medicinali. Quindi vabbè, easy. Andiamo davanti, andiamo avanti di qua. Ok, forse ci siamo. Anzi, andiamo a controllare, va, che magari queste qui un po' più nascoste. Sì, contengono qualcosa di diverso, ma niente di che. Ok, altre ombre. Che poi comunque qui siamo sotto la luce del sole, quindi non gli fa chissà che. Ecco, cominciamo ad affrontare qualche ombra un po' più ostica. Anche se, vabbè, l'abbiamo ammazzata easy. Però quella aveva uno scudo. Allora, qui. Da che parte? Ah, aspetta, Cos. Ok. No, non c'è nessuno qui, ma non capisco. Tanto ho trovato questa... Ah, no, 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 ok. Mi è venuto il dubbio. Ovvero... Aspetta un attimo, qua c'è questa scala. Perché ancora sto cercando la via giusta. Proviamo a salire di qui, che è l'unica che manca. Ok, forse... Sì. Sì, 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 ci siamo. Da questa parte. Oh, perfetto. Intanto continuiamo a ottenere le parole che ci serviranno per potenziare varie cose, però per il momento, visto che hanno anche un effetto molto basso, evito di utilizzarle. Ma? E siamo arrivati dal capovillaggio. Niente da fare, non parlano nemmeno. Ottimo. Ok, piccola scorciatoia per tornare indietro, perché come avete visto qua non abbiamo trovato niente e soprattutto gente che ci ha cacciato subito. Quindi niente, si torna indietro. Ok, in questo caso direi che è meglio andare a vedere. Prima abbiamo lasciato perdere, ora vediamo di cosa si tratta. Io vi consiglio di ricordare ogni dettaglio, ovvero sia questi fiori, che adesso vediamo, e sia il disegno che c'è di fianco. E attenzione, perché abbiamo trovato le lacrime lunari. Così. Dei fiori così rari e impossibili da anche solo
coltivare e noi ne troviamo così. Mica uno, cioè. あの女の人下着しかつけてないよ。タワケンがもっと他に見るべき場所があろう。 あの人、魔物。 Quindi, un'ombra oppure no? Cioè, questo vabbè lo scopriremo, ma notiamo che, beh, possiamo evitare di combattere? Non lo so. Più che altro perché scappa. Ecco, Grimoire Vice ci dice di attaccare, ma non siamo obbligati, perché nel senso, lei non ci attacca. Noi possiamo stare qua ad aspettare. Probabilmente si aspetta che noi la attacchiamo, visto che anche lì al villaggio non vedeva, cioè la trattavano, la vedevano come un mostro, forse per questo fatto che potrebbe essere un'ombra. Quindi si aspetta che la attacchiamo, siamo qua per ucciderla, non lo so. Il fatto è che non ci attacca, quindi visto che non possiamo fare altro, non ci sono dei finali segreti se non la attacchiamo, direi che possiamo cominciare. Non ci attacca nemmeno adesso, ecco. Sapevo che sarebbe accaduto. Ok, adesso ci attacca. Qui è più un obbligo che ci impone il gioco, perché magari Kainé pensava semplicemente che non abbiamo fatto niente di male, quindi non ci attacca. Il combattimento è stato per ora semplice e veloce, ma ovviamente non è finita. E infatti, qua le cose cambiano. Ora fa sul serio. Mamma mia. Tutto ciò se YouTube... sperando che YouTube non abbia niente da segnalare riguardo certe inquadrature che ci offre Yoko Taro. In ogni caso, spunta quest'ombra gigantesca dal nulla. E direi che è un problema più grosso del combattimento che stavamo facendo prima. Mamma mia, mamma mia. Ok, quindi quest'ombra ce l'ha con Kainé. Sì, ombre particolari, direi. Ah. Allora, facciamo così. Brutto colpo, brutto colpo. Ah, basta.
Arigato. Giamada! Tanto notare che nonostante noi prima abbiamo quasi cercato di ucciderla, lei ci ha appena salvato. Anche qua mille domande. この人人間だよね。半分はな、いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな。僕、てっきり魔物だとばかり。 ともかく この人を助けなきゃ。 E attenzione perché abbiamo ottenuto un altro verso sigillato. Kigatsuita. Kisamara. Sakki wa gomennasai. Tekkiri mamono da to bakari. Hanbun wa hontou ni mamono da. Sassa to deteki. Ha ragione a metà, quindi significa che per metà ombra, per metà umana, a quanto dice. いいよ、シロ。あんなに激しく戦った後だもの。疲れてるんだ、きっと。カイネ、私の名前だ。その名、村で聞いたことがある。もういいだろう。私に関わってもろくなことがない。 Ecco, diciamo che avevo leggermente anticipato questo nome, il suo nome, però vabbè, dettagli, diciamo. E intanto ci manda via. Va bene, Kaine, è tutto tuo quel mostro. Non c'è problema. Adesso il nostro obiettivo è... Ok, torniamo al villaggio. O meglio, lascia il villaggio, inteso quello del nido. E torniamo... immagino che l'obiettivo sarà il solito torna da Popola. Adesso comunque lo scopriremo. Vabbè, andiamo a controllare come sta Iona. Sì, anche se beh, in ogni caso un verso sigillato l'abbiamo appena ottenuto. Quindi non so, non se ne sono accorti? Non lo so. La nostra destinazione è ovviamente casa nostra. Vedere se Iona c'è oppure è scappata di nuovo da qualche parte. Immagino che Nier magari gli dirà che abbiamo trovato le lacrime lunari. O almeno le abbiamo viste. Anche se sono di qualcun altro. In ogni caso, vediamo. Ecco. Ah, ok, Iona c'è. Per un attimo non l'avevo vista. Aspetta un attimo, qui cosa abbiamo? Vabbè, sempre robe utili. ヨナ、大丈夫か?体、痛い。ヨナ、すぐ薬を持ってくるからな。お兄ちゃん。何?無理しないでね。心配しなくていいから。 No, aspetta, ok, torna indietro, va bene. Via, dobbiamo cercare delle... Aspetta. Sì, infatti.
Ok, quindi classico obiettivo di andare da Popola. Beh, in ogni caso magari mi fermerei qui per questo episodio. Ma sì, dai, andiamo da Popola un attimo. Vedere cosa ha da dire. Che suggerimento ci può dare? Ecco. Siamo al massimo anche con, boh, immagino le bacche, non lo so. Cos'era quella roba lì? ポポルさん、痛み止めの薬を分けてもらえませんか？え？痛み止め？うん。ヨナの病気がひどくなって苦しいみたいで。そうなの。それだったら薬王がいいかもしれないわね。おお、ママ。海岸の町で取れる魚なんだけど強い鎮痛作用があるって聞いたことがあるわ。わかりました。ありがとう。 海岸の町は南平原の先にあるんだけれど、最近は魔物が出るって聞くから気をつけてね。Ah no, aspetta, torna un attimo che c'aveva qualcos'altro da dirci. Ah, c'è 北平原で. Ok, vabbè. Noi ce l'abbiamo già, quindi. Dagli sterme medicinali. Perfetto. Missione completata così, in tempo 10 secondi. Bene, bene, bene. Allora, direi che adesso possiamo andare a salvare. Prossima destinazione del prossimo episodio, appunto, sarà Fronte Mare, in cui cercheremo questo pesce sciamano. E vediamo se funzionerà, se riuscirà ad alleviare il dolore di Yona, che sembra essere molto aumentato, molto peggiorato. Allora, andiamo a salvare e ci fermiamo qui. Quindi, direi che per questo episodio particolare ma importantissimo, in cui abbiamo incontrato Kainé, che sarà uno, secondo me, dei personaggi migliori di questo gioco, ma anche in generale della serie di Nier, Drakengard e Automata. Quindi direi che per questo episodio ci fermiamo qui, ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti!